degli illustri ospiti di oggi che siamo bravissimi ad avere con noi è Clemente Zanna, che ci racconta un po' di cose riguardo alla gestione della crisi, che oltre a essere un lavoro è qualcosa che mi sembra che credi molto al punto di investire il tuo tempo anche con la regione a parlare, ci sono due cose di più. Sì, vi dico proprio due cose, mi rendo conto che la mia presentazione sta prima dell'avvio di questo interessantissimo gioco, per cui farò veramente 5 minuti di presentazione. Ho fatto poche slide con un tentativo di interessarvi all'argomento. Se qualcuno è molto interessato, mi contattate più tardi, ne parliamo durante la pausa, stasera, quando volete. Se ne volete sapere di più, naturalmente, sulla gestione delle crisi, sul crisis management come disciplina fondamentale per la sicurezza, c'è moltissimo da dire. Io ho fatto poche slide per descrivervi che cos'è High Care. High Care è una onlus, questa è l'agenda della mia presentazione. L'origine di High Care è nata un paio d'anni fa come un'iniziativa privata, quando io l'ho fondata nei primi mesi del 2009, quando ero responsabile della crisi di un'azienda americana, e ho cominciato a cercare di capire come le altre persone, gli altri attori aziendali vicini alla mia azienda stavano gestendo la crisi. Uno dei principi fondamentali della disciplina di crisis management è che la crisi gestita o esercitata in isolamento non è gestita bene, cioè la gestione delle crisi individuali è una cosa buona che si deve fare, però è quasi inutile se non facciamo un network con i nostri vicini di casa, non cerchiamo di capire cosa fanno loro per gestire la crisi. Le loro vulnerabilità diventano le nostre vulnerabilità. Quindi il network è molto molto importante. Abbiamo creato un network, un'aggregazione spontanea di aziende, quindi un'aggregazione di aziende che parte dal basso, e abbiamo cominciato a stimolare le diverse istituzioni, in primis la protezione civile, ma il nostro comune, il comune di Milano. Abbiamo iniziato dal comune di Milano, siamo milanesi, nella migliore tradizione milanese i vicini di casa non si conoscono, non c'è una grande... E quindi abbiamo cominciato ad aggregarci per parlare di temi di crisi. I temi di crisi a livello aziendale sono molto trattati a livello verticale, cioè le associazioni di categoria hanno cominciato a parlare di crisi, l'ABI ha cominciato a parlare di crisi a tutte le banche, la Federchimica parla di crisi a tutte le aziende della chimica. Nessuno cerca di parlare, di fare network sulla crisi in maniera trasversale. High Care è l'unico caso in Italia, non so se anche in Europa, non esiste. Quindi, per non reinventare la ruota, come io dico sempre, siamo andati a vedere chi l'ha già fatto, chi ha fatto qualcosa del genere. Lo ha fatto l'Office of Emergency di New York, lo ha fatto con mezzi molto potenti, l'ha fatto con benedizioni e approvazioni istituzionali. Noi questo tipo di organizzazione lo dovremmo avere in tutte le città. Questa è la missione di High Care. Anche voi, se siete in azienda, se avete aziende con dipendenti, siete responsabili per legge a proteggere e tutelare i vostri dipendenti facendo crisis management. Non è un optional, è un obbligo, c'è la legge 231, il testo 181, ci sono già le leggi che a chiare lettere dicono questo. Partendo dalla teoria bisogna fare una realtà rispetto alle leggi che oggi come oggi ancora non c'è. È molto importante, questi sono i membri palesi, quelli che mi hanno dato l'autorizzazione a usare il loro nome e che partecipano regolarmente alle riunioni che noi facciamo. Ci sono anche aziende molto importanti, come vedete, ci sono tutti gli attori protagonisti del network, cioè le telecomunicazioni, ci sono aziende private e aziende pubbliche. Partecipano. Molti di più partecipano ma non hanno ancora il coraggio di dire sì, metti anche a me in questa lista, partecipo anch'io. Quali sono le priorità nella crisi? Allora, la definizione di crisi, chi fa crisis management non utilizza la parola crisi leggermente. La crisi, io ho trovato questa definizione del professor Mitroff, che è un guru di crisis management, peraltro è senior advisor di High Care, e dice che la crisi è un evento grave che distrugge tutte le nostre precedenti convinzioni.
un'enorme opportunità in ogni crisi, c'è un'enorme opportunità di migliorare e utilizzare la nostra organizzazione. Qual è l'attività che si occupa? Chi gestisce la crisi? Chi cerca di praticare questa disciplina di crisis management? L'attività è quella di mantenere la grazia in un momento di crisi, sappiamo che non è da tutti. Ora, si è rilevato che nel momento in cui questa pratica, questa disciplina è stata esercitata, le persone reagiscono con molta più tranquillità. Cioè, il panico si crea perché io non so che decisione prendere, se è la decisione giusta, cosa fare. Se ho fatto una pratica, un'esercitazione, un test, sono già molto più preparato a fronteggiare la crisi quando questa arriva. Quindi, naturalmente, ci sono i vari passi. Molte aziende oggi pensano che, avendo istituito un disaster recovery tecnologico, sono a posto. Non si è mai sentito nominare che un'azienda ha una grave crisi e pensa subito alla sua continuità operativa. No, la prima cosa è mettere in salvo tutti i problemi della vita umana, è la prima cosa. La seconda cosa è la salute e la salvaguardia di tutti i beni. Quando si parla di beni, si parla di quello che c'è all'interno della vostra azienda, quindi il personal computer, la ricchezza, i quadri, quello che ci può essere all'interno della vostra azienda che va salvato, e i beni immateriali, ovvero i dati. I dati sono una ricchezza aziendale che molto spesso viene dimenticata da tutti, quanto siamo terrorizzati che ci rubino il nostro personal computer, perché c'è dentro la nostra vita e molto spesso non siamo stati così lungimiranti da crearci il backup aggiornato. Comunque, è molto importante la reputazione dell'azienda, abbiamo casi clamorosi di perdita di reputazione perché la salute dei dipendenti non è stata salvaguardata. E poi come ultima cosa c'è la continuità del business, è veramente l'ultima cosa a cui un'azienda può pensare. Quindi un brand crisis manager riesce a fare tutte queste cose molto velocemente per riuscire a far concentrare l'azienda sul punto 4 nel più breve tempo possibile. Arrivare subito a pensare come posso far sopravvivere la mia azienda. Le aziende falliscono se non hanno una buona comunità operativa. Ci sono molti casi accademici su questo argomento. Chi ha fatto bene la gestione della crisi sa che ha migliorato la propria organizzazione. Quindi questa slide, molto velocemente, cerco di mostrare che una efficace resilienza al rischio aumenta la competitività. Perché? Perché ci sono vantaggi competitivi. Parlando delle infrastrutture critiche, la richiesta dei requisiti minimi fondamentali per quelle che sono definite infrastrutture critiche a effetto domino ricadrà sul capo supply chain, su tutti i fornitori. Quindi quando le grandi aziende, che sicuramente saranno identificate come infrastrutture critiche, tipo l'ENI, la Terna, e poi i trasporti, l'ENA, che devono necessariamente attrezzarsi per avere questi requisiti fondamentali, noi chiederanno, lo pretenderanno da tutta la loro supply chain. Quindi, alla fine io vi lascio con questa riflessione. La pratica di tutti questi processi porta comunque a un aumento di produttività e il tentativo di dimostrare che praticare crisis management non significa necessariamente solo un costo, ci sono anche molti benefici al business. Questi sono i contatti, spero le presentazioni, io spero le altre presentazioni vi vengano mandate perché mi sono piaciute moltissimo, sarei molto interessata a vederle. Se avete voglia di conoscermi di più, contattatemi. Grazie mille e buon scambio.